Viaggi Molise, siamo ancora nel centro storico di Isernia e ancora per parlarvi di una nobile arte, di una grande tradizione che appunto la faceva da padrone nel cuore della città, in particolare nella zona della Fontana Fraterna. Parliamo chiaramente dell'arte del merletto a tombolo. Abbiamo citato non a caso la Fontana Fraterna perché alle sue spalle, tra l'altro, c'è un museo molto interessante, appunto il Museo Civico, che ha organizzato questo evento. Nel Museo Civico una delle sezioni è dedicata proprio al merletto a tombolo di Isernia. Al suo interno ci sono dei pezzi davvero pregiati che raccontano una storia lunga tanti secoli. Noi facciamo un passo indietro perché ha detto lei questa nobile arte ha alle spalle 5 secoli di storia. Quando comincia questo rapporto tra Isernia e il tombolo, sicuramente legato all'ex convento di Santa Maria delle Monache? Sì, sicuramente legato al convento di Santa Maria delle Monache. Dunque, la data precisa risale, cioè perché io ho cercato documenti, ho cercato negli archivi perché potessi scoprire una data certa, ma non ci sono. Perché o distruzioni o incendi, eccetera, hanno distrutto documenti e carte. Allora, è stato ritrovato un registro amministrativo del 1503 che testimonia che le monache, perché il convento di Santa Maria delle Monache era frequentato dalla regina Giovanna IV di Aragona, sua figlia, che amavano il tombolo e commissionavano i lavori per addobbare i loro abiti. Addirittura c'è questo registro amministrativo in cui si dice che dalla regina era stata data un elenco di una dote fatto realizzare a Isernia, realizzare dalle monache del convento di Santa Maria. Quindi è importantissimo, molto più che antico di tutte le altre città dove il tombolo c'è, esiste. Qui da noi il tombolo ci sta, le donne non si fanno più vedere, le donne sono nelle case, sono dietro un balcone, sono dietro una finestra, non le vedi ma le senti. Io infatti se si fa un piccolo giro nei vicoli di Isernia si sente questo ticchettio e le scopri. Io addirittura, consentitemelo, uso una metafora per definire le donne isernine che nel chiuso lavorano il tombolo. Le paragono ai funghi dormienti. I funghi dormienti sono una specialità di funghi precoce che da marzo spuntano, questi a marzo e aprile, e sono nascosti nel bosco, sono nascosti dal terreno, dal li scopri solo se dai una guardata. Così sono, ma ci sono. E vogliono esserci, vogliono che si riprenda questa cosa. Mi ricordo quando c'è stata la pubblicazione, la presentazione del libro nel 2008 nell'aula magna dell'Università del Molise, la sala era gremita dai sernini. Dai sernini, questo che significa questo? Fa pensare che Isernia ancora ha l'anima del tombolo, c'è cioè il cuore, cioè il titolo, il tombolo nel cuore di Isernia, nel cuore, proprio nel cuore e nel cuore del centro storico.
Antonio Scasserra, direttore del MUSEC, il Museo del Costume del Molise di Isernia, ricordiamo la sede è nel Palazzo della Provincia. Chiaramente il merletto veniva applicato anche sui costumi tradizionali della nostra cultura, parliamo degli abiti molisani ma anche del versante matesino, versante campano. Innanzitutto, prima domanda d'obbligo, questi bei costumi che sono accanto a te da dove arrivano? Innanzitutto devo dire che con piacere ho accettato di partecipare a questo evento e non è il primo. L'anno scorso infatti abbiamo fatto proprio al MUSEC un evento sul tombolo nei costumi tradizionali e dal MUSEC ho portato due costumi, quello di Boiano alla mia destra e quello di Longano alla mia sinistra. Sono due splendidi esempi di costumi che portano il tombolo, in modo particolare sulle mappe che sarebbe il copricapo tradizionale di tutti i costumi molisani. Il tombolo in effetti sugli abiti tradizionali la fa da padrone. Per una donna, anticamente portare una mappa a tombolo significava avere un prestigio proprio a livello sociale, perché già all'epoca il tombolo costava molto, soprattutto il preziosissimo tombolo di Isernia. Venivano da ogni parte del Molise per acquistare questi pregiati merletti e spesso, non avendo possibilità economiche in moneta corrente per pagarlo, si arrivava addirittura a forme di baratto in natura. Ecco, osservando questi costumi una cosa salta all'occhio: c'è un merletto bianco, un merletto giallo. Ha un significato o semplicemente caratterizza i due paesi? Il bianco di solito è usato dappertutto e rimanda al candore, alla virginità della donna. In alcune località, soprattutto del circondario di Isernia, il giallo invece diventa l'elemento che predomina nel costume della sposata. Lei ha fatto anche delle ricerche sui merletti a tombolo ed è emersa una novità per certi versi clamorosa: Isernia non sarebbe la capitale del merletto, è così? Ma diciamo, la capitale storica rimane Isernia, però dal punto di vista documentale, dalle ricerche sono emersi degli atti dotali del 500 in cui ad oggi la prima testimonianza scritta sul tombolo sia non a Isernia bensì a Campobasso, però la ricerca ancora va avanti. In ogni caso comunque quello di Isernia poi ha fatto la storia, è così? Ah, su questo non ci sono dubbi, il merletto a tombolo di Isernia è rinomato già da diversi secoli fa al di là dei confini delle nostre terre. Ha detto che insomma molti venivano proprio a Isernia ad acquistare questi merletti per applicarli sui loro costumi, quindi c'era un mercato fiorente. Raccontaci un po'. Per molte donne di Isernia la lavorazione del tombolo ha rappresentato proprio degli introiti non indifferenti nell'ambito familiare. Io ricordo anche le persone anziane del mio paese, Roccamandolfi, dove si usavano le mappe bordate nella parte inferiore di tombolo, che raccontavano, nel caso in cui non avevano possibilità di pagare questi merletti, li cambiavano con il formaggio oppure con i prodotti della terra, però era un onore portare sulla mappa il tombolo di Isernia. E con questo speciale che Viaggi Molise ha dedicato all'arte del merletto a tombolo di Isernia è davvero tutto. Ci salutiamo ricordandovi come sempre che trasmettiamo questa puntata su Telemolise, canale 11, Telemolise 2, canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96 o a Roma e nel resto del Lazio sul canale 880. Tutte le puntate potete rivederle anche sul nostro sito web, l'indirizzo è sempre quello: www.telemolise.com.